ricchezza dall'arte del saper fare e del saper vivere. Perché è il simbolo della Sicilia, della sua storia, della sua forza e della sua energia. In quest'area, fin dal 1200 avanti Cristo, viene prodotta questa specialità. Perché parte dalle famiglie nobili del secolo scorso. È frutto di secoli di memoria e come tale va tutelata e perpetuata. Espressione della capacità di far di necessità virtù, di come i saperi e la cultura di un territorio arrivino non solo a risolvere un problema, ma addirittura a creare un'eccellenza. I Ligneti e gli Oliveti hanno plasmato questo territorio, lo hanno liberato dall'incuria e dall'abbandono. L'animale è raffigurato già nel 1300 in un quadro del buon governo situato nel Palazzo Comunale di Siena. La Toscana è la patria della cultura, della tradizione, della scienza, della genialità. Dal 1746 ad oggi maestri cioccolatieri preparano questa delizia. Ha creato un paesaggio culturale viticolo unico, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. È il prodotto che ha generato il consorzio e l'unione di queste persone. Il ritmo del caseificio e della produzione ha segnato la vita di tutte quelle comunità, dove l'attività dei casari hanno tramandato una tradizione che da mille anni è arrivata fino ai giorni nostri. Il cui nome è legato alla città in cui è principalmente coltivata. Perché nasce a Bologna, ha radici già nel Settecento e rappresenta il prodotto più amato dagli italiani. È territorio, è associazionismo, è arte culinaria. È il prodotto di uno sforzo secolare operato da genti liguri, realizzando un'eccellenza su un territorio difficile, venendo a patti con la natura. Gran parte iscritto nel patrimonio dell'umanità UNESCO. Tutto un territorio che deve al parmigiano reggiano le sue caratteristiche e la sua ricchezza. Perché vuole tramandare alle future generazioni il patrimonio di conoscenze e di valori che caratterizzano la sua storia millenaria. Il prodotto di un antico sapere che racconta una tradizione unica. I nostri vini hanno caratterizzato la storia della nostra isola. È unico per il know-how, per il saper fare, per le persone che si tramandano da generazioni una tradizione. È una storia che lega questo prodotto a San Daniele, nel centro del Friuli, dai tempi dei Romani fino ai giorni nostri. Un pane semplice che ci lega alla tradizione, ma guarda anche al futuro. Che raggruppa l'insieme di una filiera, trasformazione casearia storica, ma una forma commestibile della sua terra e della cultura che la produce. Luciano è cultura perché ha segnato nel tempo le grandi tappe della nostra comunità e di Montepulciano. Ha uno stretto legame con il territorio ed essendo il territorio storia, indirettamente è cultura. Che esprime in sé tutta la storia e la cultura di un territorio di montagna. Che da secoli ne coltivano le uve, ne producono il vino e che oggi, spumantizzato, raggiunge praticamente ogni angolo della terra. Le sue tradizioni è il motore della città stessa, della sua storia. Anche cultura perché preserva la vita del pecorino e l'attività della pastorizia. E anche la transumanza tutti gli anni. È grazie a questa DOP che noi riusciamo ancora a fare questo lavoro e ad avere un ricambio generazionale.